7 minuti dopo le 7 del mattino, buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco, benvenuti ancora a Non Stop News su RTL 102.5. Allora, i temi della domenica del calcio, ne parliamo come ogni settimana, come ogni lunedì, con Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive del quotidiano Il Messaggero. Buongiorno Caputi. Buongiorno, un saluto a tutti. Ciao Massimo, partiamo dal derby milanese, ovviamente con questa vittoria dell'Inter un po' all'ultimo minuto, ha rilanciato i nerazzurri in campionato e quindi dopo un inizio che possiamo effettivamente definire un po' stentato, la squadra, ci chiediamo di Spalletti adesso dove può arrivare? Beh, vincere il derby è sempre importante, quello di ieri lo è ancora di più perché rafforza le ambizioni della squadra e soprattutto dà conferma di tanti aspetti positivi della squadra nerazzurra, non ultimo quello di vincere ancora una volta nel finale, il che diventa una caratteristica non di fortuna ma di convinzione e soprattutto di capacità di saper sfruttare le occasioni. Quindi un Inter che è al terzo posto e che ha anche, io credo, meritato alla fine nei 90 minuti di più del Milan alla vittoria, non fosse altro perché ha sempre cercato di farla e anche avuto maggiori occasioni del Milan. Un Milan che non ha demeritato, al contrario, però che si è un po' più difeso e giocato di rimessa. Si è accontentato, ha dato questa sensazione, soprattutto negli ultimi 15 minuti. Poi il calcio è così, il calcio è una fiammata, un cross splendido, un'uscita totalmente errata del portiere, i centrali fuori posizione. E poi se ti chiami Mauro Icardi, una palla così non la sbagli. Nel frattempo sabato, Massimo, la Juventus per la prima volta non ha vinto, di per sé una notizia, il Napoli vincendo si è portato a meno 4, questo che cosa significa secondo te? Nulla, poco, qualcosa, campionato vivo, riaperto? Io non credo che il pareggio della Juventus, seppur sorprendente e clamoroso, cambi i valori, almeno non dopo 90 minuti. Potremmo dire questo solamente nel prossimo futuro se ci fossero altri passi falsi. Credo che piuttosto il pareggio della Juventus confermi che anche una grandissima squadra come quella bianconera, se perde di concentrazione, si ritrova a essere un po' presuntuosa e superficiale, non vince le partite, il che vuol dire che bisogna sempre giocarle e non bisogna dare nulla per scontato. È chiaro che il Napoli a 4 punti, l'Inter terza, un pensierino ce lo possono fare, ma io credo insomma che la Juventus ancora rimanga la più forte e che faccia un campionato a parte. Ecco Massimo, 14 punti nelle prime 9 come nella stagione di Zeman, è un trend negativo negli ultimi 5 anni che condanna la Roma a rincorse veramente affannose, ahimè. La nona giornata ha accentuato la crisi della squadra. Di Francesco adesso rischia il posto? Non lo rischia nell'immediato perché c'è una partita troppo importante domani di Champions League. È chiaro però che ogni gara prossima può essere decisiva, soprattutto perché dopo nemmeno un mese, dove sembrava che le cose fossero cambiate, ecco che la squadra è ritornata a riproporre gli stessi difetti, pericolosi e preoccupanti difetti. Quindi l'allenatore è l'unico che si può cambiare. Io credo che non ci siano responsabilità dell'allenatore, basta, sono tutti colpevoli, i calciatori, l'allenatore e la società. È chiaro però che anche con tutte le attenuanti di infortuni, assenze o di un calciomercato che non è stato efficace, non può la Roma, una squadra come la Roma con i giocatori che ha, fare 2 punti in 4 partite con il Chievo, con l'Atalanta, con il Bologna e con la Spal. Senti Massimo, a proposito, parliamo di allenatori, un esordio un po' non esattamente da ricordare, quello di Ventura sulla panchina del Chievo. Eh sì, ma si sapeva che non era facile, il Chievo è una squadra in difficoltà ed è anche sul piano tecnico inferiore alle altre. Ventura dovrà compiere un miracolo. Non credo che si tratti tanto di gioco quanto proprio di una squadra che deve rimboccarsi le maniche. Ventura ha, diciamo, il piglio, però bisogna vedere se ne avrà la forza di cambiare una situazione che appare molto molto complicata. È vero, 5-1 è pesante, molto pesante, e ricordiamo meno 1 in classifica per i clivensi. Grazie a Massimo Caputi, un abbraccio forte, appuntamento alle prossime giornate. Grazie a voi, buona settimana.